Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Chiederà Magri, due questioni, le chiedo rapidità solo perché poi apriamo Cremonesi e dopo torniamo a parlare con più, diciamo, tranquillità. Però le chiedo, Draghi insieme a Scholz e Macron va a Kiev, cosa ci dobbiamo aspettare da questo incontro? E in secondo luogo, abbiamo abbastanza armi ma ci servono quelle a lunga gittata, significa che, prego. Meglio insieme che da soli, la prima risposta alla prima domanda, meglio i tre leader insieme che da soli, danno un minimo di senso di coordinamento. Rimane la domanda che cosa proporranno, che cosa porteranno. L'Ucraina è ai ferri corti un po' con la Germania e un po' meno con la Francia sulle armi che non arrivano. Il tema è che sta cambiando l'aria in Europa su questa guerra e forse anche negli Stati Uniti. Invito tutti a leggere il bellissimo pezzo di Quirico di stamattina sulla Stampa. E sta cambiando l'aria e oltre a cambiare l'aria, io ho contato a che pagina era la guerra oggi nei giornali italiani. Pagina 18, pagina 18, pagina 22. Certo, c'erano le elezioni, ma domani ci sarà lo spread, dopodomani i mercati, fra due settimane la crisi energetica, e quindi questa guerra entra nella bassa intensità mediatica e la domanda di Stoltenberg, questa guerra finirà se gli europei sono disposti a pagare il prezzo che dice Zelensky? La risposta a questa domanda è probabilmente no. Esattamente. Allora apriamo Cremonesi, per favore, Lorenzo Cremonesi.